Piazza del Popolo è il centro di Ascoli. Qui c'è un caffè che da sempre è al centro di tutte le storie della città. Qui gli amici degli alieni prendevano il caffè prima di entrare nella base sotterranea. Questo è il luogo dove ha avuto inizio la storia di un uomo che ha tenuto in mano i più importanti segreti del XX secolo. Piazza del Popolo è il salotto di Ascoli, il Caffè Meletti era il luogo dove si riuniva il Senato ascolano, l'Ascoli Bene, lo è in fondo tuttora. Durante gli anni di piombo, Gianni Nardi, uno degli esponenti della Meglio Gioventù Ascolana, aveva fondato un gruppo paramilitare neofascista. Tra i suoi componenti c'era il giovane Valerio Viccei. Io conoscevo Valerio Viccei di vista, ci portiamo 10 anni di differenza, quindi per noi della mia età lui era una sorta di mito, almeno ancora a quell'epoca, prima che diventasse poi un personaggio della cronaca nera, che nasce proprio all'interno del Caffè Meletti che lui frequentava, figlio di buona famiglia. Quindi ecco, siamo qui perché un po' di storia di Viccei nasce da qui fino ad arrivare poi alla incredibile rapina commessa a Londra, che lo ha fatto conoscere praticamente a tutto il mondo. Ricercato dalla polizia per alcuni attentati terroristici, Valerio decide di fuggire a Londra. Lui era un ragazzo molto bello, affascinante, belle auto, belle donne. Scappa allora all'Italia approfittando di un provvedimento di custodia cautelare scaduto e si è ritrovato a Londra. E lì, piuttosto che mettersi a fare il cameriere, come ha raccontato lui, ha preferito tornare a fare quello che sapeva fare, vale a dire la rapina, ne ha fatte tante. E poi ha organizzato questo colpo clamoroso. Il 12 luglio 1987 Valerio realizza la rapina del secolo. Si parla di un bottino stimato complessivamente in 140 miliardi dell'epoca, quindi parliamo di una somma enorme. Ma i soldi erano solo una parte del bottino. Siamo nel bel mezzo della Guerra Fredda. Londra è il crocevia delle spie di mezzo mondo e in quel caveau molti pensano che Valerio potrebbe aver trovato documenti molto più importanti di oro e gioielli. Se diamo per scontato che nel caveau di Londra c'erano documenti importanti, potrebbe essere questo un filo conduttore che porta anche all'epilogo. Tutti quelli che avevano sporto denuncia recuperano la refurtiva, ma sono pochi. Nel 92 Valerio torna in Italia per finire di scontare, insieme ai suoi segreti, il resto della pena. Poco dopo viene ucciso mentre è in libera uscita. E poi improvvisamente arriva la notizia di questa sparatoria e c'è stato questo incontro che è stato descritto come fortuito tra una pattuglia della polizia e lui che con il suo compare di quel giorno stavano caricando delle armi pronti a fare un assalto. Ecco, di queste cose forse qualcuno conosce la verità meglio di noi.